Buongiorno bambini e ben ritrovati al Parco Zoo Falconara. Io sono Gioia e oggi, guardate un po', vi porterò nel mondo dei gibboni dalle mani bianche, una scimmia antropomorfa. Non è una parola poi così difficile, significa semplicemente che queste scimmie hanno la forma simile a quella dell'uomo. Infatti scopriremo tra poco, vedendoli nel bel mezzo di un ricco pasto, che sono scimmie prive di coda. Ma intanto guardiamo un po' attraverso questa mappa dove vivono i gibboni dalle mani bianche, che si trovano in natura nel sud-est asiatico. Gli esemplari presenti qui al Parco Zoo Falconara sono nati tutti o qui al parco o in altri giardini zoologici. Come vi dicevo, questa scimmia è senza coda, è un primate arboricolo, il che significa che ama passare molto tempo sugli alberi o comunque in zone sopraelevate e ha, lo leggiamo qui, le zampe anteriori molto più sviluppate di quelle posteriori. Cosa vuol dire? Che, per semplificarvelo, bambini, le loro braccia sono molto più lunghe rispetto alle gambe e vengono usate nella brachiazione, un movimento che permette ai gibboni di spostarsi da un albero all'altro senza cadere mai. Ma adesso andiamo piano piano a incontrarli, come vi dicevo, durante il loro pasto. Ed eccoci qua, ci siamo avvicinati alla nostra famiglia. Quello a terra, tutto alla nostra destra, è Chiki. Eccolo qui, il nostro maschio di 25 anni, oppure se vogliamo il nostro capofamiglia. Quella chiara di schiena è Nunuz, la mamma di 22 anni. Davanti a lei i due figli, Kiri, quello più scuro, ha 3 anni. Miele, il piccoletto, invece ha solo 10 mesi e, come potete vedere, inizia ad assaggiare frutta e vegetali imitando i genitori. Chiki e Nunuz sono una coppia molto affiatata. I gibboni dalle mani bianche sono infatti una specie monogama, maschio e femmina, una volta che si incontrano, questo è per tutta la vita. Questo pasto, come vi dicevo, è a base di frutta e vegetali, che sono gli alimenti principali che compongono la dieta del gibbone dalle mani bianche. Eccola qui, mamma Nunuz, che ha preso in questo momento al petto il suo piccolino, che avendo 10 mesi ancora dipende molto da lei. Come potete vedere, la colorazione della pelliccia di questi animali è completamente differente. Possono avere una gradazione chiara o una gradazione scura. Questo non dipende assolutamente dal sesso dell'animale, perché, come vi dicevo, Nunuz è una mamma, è una femmina e ha la pelliccia chiara, e anche Miele, eccolo qui che subito si riattacca a lei, è un maschio, ma la sua pelliccia è sempre chiara. Infatti il colore del manto di questi animali è proprio come per noi avere i capelli chiari o scuri. E allora io lascio a loro il pasto e vi saluto. A presto!